Ciao, siamo Alina Mangir, Filippo Angherana e Giuseppe Picerno di Polyenergy. E, oggi abbiamo l'onore di fare un paio di domande ad alcuni esperti del Politecnico di Torino riguardo la desalinizzazione. Quindi ringrazio Alberto Tiraferri, Matteo Morciano e Daniele Ganora. Professor Tiraferri, mi rivolgo a lei. Cos'è in breve la desalinizzazione? Dunque, nel senso più generale possibile, la desalinizzazione o dissalazione, questi termini possono essere usati in alternativa, è un processo che può essere anche ingegnerizzato come tecnologia di separazione di acqua dal sale a partire da una soluzione ad alta salinità. Di solito la dissalazione si utilizza per estrarre acqua di alta qualità a partire da una soluzione salina o comunque con salinità più alta di quella desiderata, come ad esempio la dissalazione di acqua di mare per fare acqua potabile. E perché la desalinizzazione o desalazione si pongono come soluzione possibile alla richiesta di acqua? Dunque, perché le risorse tradizionali che si utilizzano principalmente oggi per estrarre acqua di alta qualità, come ad esempio le acque sotterranee, tra cui quelle presenti negli acquiferi, quindi nel sottosuolo, i fiumi e i laghi, rappresentano una percentuale minuscola della totalità dell'acqua presente sul pianeta. A causa dei cambiamenti climatici e della pressione che stiamo facendo su queste risorse, queste risorse stanno diventando sempre più scarse e sempre più contaminate. E sono risorse da considerare nobili e quindi da preservare. Anche l'utilizzo delle acque piovane non è così banale per fare estrarre acqua di alta qualità, perché le precipitazioni tendono a localizzarsi sia a livello spaziale che temporale. Quindi ci sono aree geografiche in cui piove tantissimo e aree geografiche in cui piove molto poco. Quindi la stragrande maggioranza dell'acqua presente sul pianeta, circa il 97%, è presente nei mari e negli oceani ed è quindi acqua ad alta salinità. Questa risorsa sarà sempre e comunque abbondante e disponibile, indipendentemente da quello che succederà con i cambiamenti climatici. Ha quindi senso sfruttarla e prepararsi a poterla sfruttare per vari utilizzi, tra cui anche il consumo umano, acqua potabile. A che punto di sviluppo e di implementazione è la dissalazione e desalinizzazione? Dunque, le tecnologie di dissalazione per produrre acqua di alta qualità a partire da acqua di mare o altre acque saline possono essere considerate già mature. E questa tecnologia è già ampiamente utilizzata da diversi paesi, soprattutto in Nord America, nel Mediterraneo, in Medio Oriente, in India, Cina, Giappone, Singapore, Australia. E ad oggi infatti si dissalano circa, secondo gli ultimi numeri che ho trovato, che sono a mia disposizione, circa 20 milioni di metri cubi di acqua al giorno. Questi sono sufficienti per sostenere le attività, la vita, il benessere di circa 300 milioni di persone, quindi circa il 4% della popolazione mondiale. Tuttavia ci sono ancora diverse sfide tecnologiche, economiche, sociali, ambientali che vanno superate per poter permettere il più ampio e sostenibile utilizzo della dissalazione, anche in aree geografiche, come ad esempio aree tropicali, aree desertiche, aree attualmente a basso reddito, dove oggi la dissalazione è poco, pochissimo utilizzata. Quando è che conviene scegliere la desalinizzazione rispetto magari ad altre tecnologie, magari tipo trattamenti di depurazione delle acque? Quando è che conviene l'una o l'altra? La dissalazione, a mio avviso, non deve essere pensata in alternativa all'utilizzo di altre risorse o altri sistemi, ma deve essere pensato come una opzione possibile tra cui scegliere all'interno di un ventaglio di processi e di tecnologie che vanno tutti sviluppati, resi più efficienti e sostenibili. Quali sono i limiti tecnologici, economici o anche ambientali che frenano questo processo per la sua diffusione? Al momento, a mio avviso, i limiti principali sono economici e ambientali, più importanti di quelli tecnologici al momento, a mio parere. Se consideriamo l'implementazione a larga scala della dissalazione. Tuttavia, questi limiti economici e ambientali possono essere superati anche in parte superando alcuni limiti tecnologici, ad esempio i limiti che legati alla quantità di energia che attualmente si utilizza per fare dissalazione di acqua di mare, ad esempio, per fare acqua potabile.
e quindi superare certi limiti ci permetterebbe di utilizzare meno energia e anche energie di tipo diverso, come ad esempio energie rinnovabili. A parte i limiti possibili, ma i punti deboli, diciamo, anche a livello ideale di questa tecnologia al massimo funzionamento, quali sono i punti deboli? Punto debole principale è che è necessaria una grande quantità di energia e che attualmente l'energia che si utilizza proviene in sostanza al 100% da combustibili fossili, che sia sotto forma di calore, ma anche quindi, oppure anche di energia elettrica, che però proviene praticamente quasi in buona parte da combustibili fossili. Invece, diciamo, i passaggi anche industriali, tecnici alla base della desalinizzazione. Indipendentemente da quale è il processo che si utilizza per fare la separazione dell'acqua dal sale, tutti i sistemi tecnologici seguono più o meno gli stessi passaggi. Il primo è quello della presa, appunto, di acqua salina, acqua di mare. Questa soluzione deve essere pretrattata perché queste soluzioni non contengono soltanto acqua e sale, ma contengono anche una serie di altri composti organici, ad esempio composti organici o microbiologici. Questi vanno rimossi prima di poter permettere o affrontare lo step per sé di separazione dell'acqua dal sale. Quindi questi pretrattamenti sono tutt'altro che banali e relativamente costosi. In seguito a questi pretrattamenti, la soluzione può essere dissalata e quindi c'è il passaggio o i passaggi di dissalazione. In seguito l'acqua estratta è sottoposta a un passaggio normalmente di post-trattamento. Questo spesso è un passaggio di remineralizzazione perché i passaggi di dissalazione rimuovono fin troppi sali, rendono l'acqua fin troppo pura e pericolosa per l'utilizzo e per il consumo. Noi ingegneri diciamo aggressiva. E infine, a seguito del post-trattamento, c'è l'ultimo passaggio che non riguarda tanto la linea acque, ma riguarda appunto la linea rifiuti, cioè la gestione dei sottoprodotti dei rifiuti di tutti questi processi che ho elencato in precedenza. Questa tecnica di dissalazione presenta in genere due principali modalità, l'osmosi inversa oppure la termica multistadio, la flash. Come funzionano in breve? Sì, allora nel caso di osmosi inversa parliamo di un processo meccanico dove l'acqua marina o l'acqua da trattare in generale viene praticamente fatta passare attraverso una membrana che agisce da filtro, da setaccio, sfruttando l'azione di un sistema di pompaggio in grado quindi di generare questo gradiente di pressione. Quindi è a tutti gli effetti un processo di filtrazione dove avviene una separazione fisica tra i sali disciolti di cloruro e sodio e l'acqua trattata. Nel caso invece di sistemi termici, si sfrutta non un gradiente di pressione, ma un gradiente, termico, diciamo, per innescare appunto un processo di evaporazione, tramite il quale viene separato il componente non volatile, ossia di nuovo il cloruro di sodio, praticamente dall'acqua trattata, dal condensato. Per incrementare, diciamo, l'efficienza di questi sistemi termici, quel che si fa è appunto creare delle camere adiacenti, quindi si parla poi di sistemi appunto come dicevi te multistadio, che hanno la capacità di generare in cascata diversi processi, cicli di evaporazione e condensazione sfruttando il calore latente di condensazione. Quindi in questo caso qui diciamo si incrementa l'efficienza del sistema andando ad avere una gestione più efficiente del calore che si ha a disposizione nel primo stadio. L'osmosi inversa diciamo, è quella commercialmente più affermata perché presenta un minor consumo energetico, che ormai tende da un punto di vista ingegneristico quasi al limite termodinamico teorico, mentre nei sistemi termici il consumo è intrinsecamente più alto, perché come dicevo prima, appunto, si ha un processo di evaporazione, che è intrinsecamente un processo molto energivoro, perché praticamente devi ottenere un cambiamento di fase, devi andare a rompere i legami idrogeno. D'altro canto, però, i sistemi termici multistadio presentano, anche se presentano comunque un consumo maggiore, diciamo sono in generale molto più flessibili perché sono in grado di trattare anche acqua ad elevata salinità. Quindi parliamo anche di salamoglie, dove la salinità arriva a 150 grammi sul litro di soluzione, e si ottiene anche una migliore qualità.
Parlando di impianti funzionanti, quindi installati, un impianto di riferimento di reverse osmosis, appunto, che sono quelli più performanti, parliamo di circa, andiamo dai 5 ai 15 kWh al metro cubo di acqua prodotta, acqua dissalata prodotta. Mentre nel caso di sistemi termici, come dicevo prima, un po' più dispendiosi dal punto di vista energetico, parliamo intorno, ai 20-30 kWh al metro cubo. Un impianto di desalinizzazione, più o meno, che costi comporta? Quanto costa più o meno, anche rispetto al costo dell'acqua che deve essere prodotta? Faccio una divisione tra il costo capitale di installazione dell'impianto, dal costo dell'acqua, che è un costo, diciamo, più legato al costo operativo della distrazione, e mi riferisco soprattutto a impianti di osmosi inversa a grande scala, perché sono quelli che conosco un po' meglio e di cui ho più dati. Allora, un impianto di distrazione a osmosi inversa a grande scala, quindi pensato per la distribuzione alla popolazione, costa nell'ordine di grandezza di 200 dollari per ogni persona che viene servita dall'impianto. Quando dico servita, di nuovo non intendo soltanto l'uso domestico, ma tutta l'acqua che serve per il benessere e lo sviluppo della persona, quindi dividendo l'acqua consumata totale per la popolazione. E quindi per una popolazione di circa 100.000 persone il costo dell'impianto si aggira intorno ai 20 milioni di dollari. E ovviamente il costo c'è da considerare che cambia tanto in funzione delle aree geografiche e delle economie, perché dipende molto dal costo dei materiali e dal costo della manodopera, questo per quanto riguarda appunto l'installazione dell'impianto. E per quanto riguarda invece il costo dell'acqua a regime, sempre per un impianto di osmosi inversa di ultima generazione, il costo operativo per produrre acqua sta tra il 0,5 e 1,5 dollari a metro cubo di acqua prodotta. La maggior parte degli ultimi impianti osmosi inversa sta sotto il dollaro a metro cubo. E quindi, diciamo così, per mettere la cosa in prospettiva, se consideriamo appunto quanta acqua si utilizza per ogni persona in ogni anno per permettere il benessere e lo sviluppo, il costo è di circa 100-150 dollari a persona all'anno. Anche in questo caso, però, il costo dipende fortemente dall'area geografica, non più tanto per i materiali e la manodopera, ma perché il costo operativo è soprattutto legato all'energia e il costo dell'energia cambia tantissimo da un paese all'altro nelle diverse aree geografiche. Dunque, lei prima ha nominato varie zone, insomma, varie aree geografiche dove vi sono impianti di larga scala di questa tecnologia. I paesi di riferimento, gli impianti principali a livello globale, quali sono? Allora, intanto giusto per fare da complemento a quello che dicevo in precedenza, secondo i dati ultimi che ho a disposizione, nel mondo ci sono circa 20.000 impianti di dissalazione al momento operativi e in termini di capacità il 50% della capacità totale di dissalazione si trova al momento nell'area del Nord Africa e del Medio Oriente. E per quanto riguarda gli impianti a grande scala, gli impianti a più grande scala si trovano al momento in Cina, in Arabia Saudita, in Australia, recentemente anche negli Stati Uniti, che questa tecnologia si sta sviluppando in modo molto rapido negli Stati Uniti, ma forse il paese che più rappresenta la dissalazione in questo momento anche in termini di innovazione è Israele, dove ci sono gli impianti più avanzati sicuramente, dove c'è l'impianto più grande al mondo, se non sbaglio, almeno basato sull'osmosi inversa, quello di Sorek, che è stato aperto pochissimi anni fa, e dove circa il 70% dell'acqua, della totalità dell'acqua distribuita nel paese proviene da dissalazione. A livello invece di integrare questa tecnologia, come aveva anche suggerito il professor Tiraferri, con altre tecnologie, altre soluzioni già presenti, riguardo le fonti rinnovabili, la desalinizzazione, come può, se può, integrarsi? Allora, in realtà impianti per la dissalazione alimentati da fonti rinnovabili sono già installati e funzionanti da anni. Tuttavia la percentuale di acqua prodotta con questi impianti, sfruttando questi impianti alimentati da energia rinnovabile,
in relazione alla quantità di acqua prodotta da quelli, diciamo, alimentati da energie convenzionali è soltanto l'1%, meno dell'1%. Quindi, se vogliamo fare questo paragone sulla capacità, sui metri cubi prodotti. Quindi una crescente integrazione, diciamo, tra tecnologie di desalazione e fonti rinnovabili è auspicabile in futuro perché consente anche di minimizzare diciamo, l'emissione di anidride carbonica. Per dare un numero, un impianto di reverse osmosis abbastanza avanzato, quindi parliamo di un consumo di 5 kW al metro cubo, come dicevo prima, alimentato da combustibili fossili, produce dal mezzo ai 5 kg di CO2 per metro cubo di acqua prodotta. Quindi è importante soprattutto per questo motivo qua. Inoltre, diciamo, ci sono delle zone, come per esempio i paesi in via di sviluppo, dove questo matrimonio tra energie rinnovabili e impianti di dissalazione è quasi un obbligo, sia per carenze, diciamo, di infrastrutture elettriche dovute alla condizione non ottimale, condizione economica non ottimale di quel paese, ma anche per la grande disponibilità di energia rinnovabile, che è potenzialmente sfruttabile, come diceva prima il professor Tiraferri, appunto in Asia oppure in Nord Africa. Quindi principalmente parliamo di energie rinnovabili, quali solare, geotermico ed eolico. In particolare la tecnologia fotovoltaica ha il vantaggio di poter essere abbinata molto bene con l'osmosi inversa, quindi diciamo la tecnologia di punta, però naturalmente servono sempre dei dispositivi di accumulo termico perché gli impianti comunque devono mantenere dei livelli di produzione programmati, che questo criterio, diciamo, questo vincolo non è rispettato utilizzando soltanto energie rinnovabili che sono di natura intermittenti. Attualmente, nel caso di reverse osmosis alimentato da pannelli fotovoltaici, quindi per avere un'idea sulla dimensione e sulla capacità, parliamo di impianti in grado di produrre 100 metri cubi al giorno. Stiamo parlando quindi di impianti di reverse osmosis alimentati da pannelli fotovoltaici, mentre nel caso di sistemi termici multistadio alimentati da solare termico concentrato, parliamo anche di 5.000 metri cubi al giorno, diciamo le tecnologie più affermate, installate, funzionanti. Secondo lei questa si presenta come la metodologia più efficace per garantire acqua potabile in futuro? Dunque, l'efficacia di queste tecnologie di dissalazione è condizionata da diversi fattori. Allora, in primis abbiamo, diciamo, il livello di acqua, il livello di qualità di acqua da trattare e il livello, di qualità dell'acqua richiesta. Poi dipende anche dalla fonte di energia disponibile, quindi se abbiamo a disposizione appunto un cascame termico oppure possiamo utilizzare un'infrastruttura elettrica, e dipende anche dalla capacità richiesta. Quindi, riassumendo, diciamo che in situazioni in cui, per esempio, si ha la possibilità di recuperare, del calore termico di scarto da impianti industriali già esistenti, la soluzione più efficace potrebbe essere appunto quella di utilizzare un sistema di dissalazione, termico, multistadio, come detto prima. La stessa soluzione potrebbe essere preferibile appunto quando la salinità dell'acqua in ingresso, quindi da trattare, è molto alta, quindi quando abbiamo a che fare con brine o salamoie. In contesti invece dove appunto si ha un'infrastruttura elettrica più sviluppata, più adeguata, quindi in paesi diciamo sviluppati, l'ideale potrebbe essere quello di sfruttare un processo a osmosi inversa, che è non peraltro anche la tecnologia commercialmente più affermata, che garantisce quindi un consumo energetico, ma anche un costo dell'acqua su metro cubo minimo. Secondo lei, quindi, è possibile che in futuro, anche magari integrando con le rinnovabili, questa tecnologia possa provvedere al fabbisogno idrico di questi paesi con più difficoltà, insomma? Allora, le tecnologie convenzionali, premettiamo che chiedono un afflusso di capitale considerevole, competenze ingegneristiche e anche infrastrutture adeguate. Quindi questo soprattutto perché appunto la dissalazione ad oggi è competitiva e tecnicamente conveniente soltanto su larga scala. Quindi per questo motivo l'afflusso di capitale iniziale è molto alto. Quindi nei paesi in via di sviluppo, dove gli investimenti sono scarsi e non si presentano queste condizioni, sono preferibili de delle tecnologie cosiddette a basso costo. Sono delle tecnologie passive, facilmente installabili, che richiedono anche poca manutenzione, grazie appunto al limitato utilizzo di componenti avanzati, attivi come pompe. Quindi diciamo che ricapitolando, nei paesi in via di sviluppo le più promettenti sono quelle che presentano facilità di installazione e bassissimi costi di manutenzione. Esistono progetti sovvenzionati dall'Unione Europea per diffondere maggiormente questa tecnologia?
Sì, fortunatamente si fa ricerca e sviluppo, ricerca e sviluppo anche finanziata con i canali tradizionali di finanziamento europei. Partecipano a questi progetti sia università e enti di ricerca, ma anche aziende, quindi che cercano di sviluppare le loro tecnologie, quindi abbassare i consumi energetici, per esempio, migliorare tecnologie già consolidate. Svilupparne di nuove, quindi tecnologie più di frontiera che magari non troveranno un'applicazione immediata sul mercato, ma sviluppano nuovi concetti, quindi che vedremo probabilmente in futuro. E poi ci sono una serie di ricerche, come dire, collaterali, che però stanno prendendo parecchio piede, come il recupero, per esempio, di minerali ed energia, proprio dagli scarti di lavorazione, se vogliamo così dire, per questi scarti, diciamo, di dissalazione. Diciamo che molto spesso il focus è proprio sulle tecnologie, sugli impianti, sulla loro connessione, con gli aspetti energetici, ed è giusto che sia così. Manca in realtà un po' una visione più ampia, che è una visione più di pianificazione, quindi non tanto di ricerca. E infatti ad oggi non esiste nessuna, diciamo, direttiva europea, per esempio, in materia che si occupa specificatamente di dissalazione. Quindi, secondo lei, è possibile integrare tale tecnologia con altre di frontiere ed emergenti e, allo stesso tempo, è necessaria una legislazione comune? Sono elementi che vanno certamente di pari passo. È normale che all'inizio non ci sia una legislazione in materia perché siamo ancora in fase di sviluppo, di implementazione, quindi sarebbe anche forse controproducente andare a vincolare specificatamente lo sviluppo di queste tecnologie. In Europa la dissalazione è sviluppata, come abbiamo già anche sentito, ma non come in altre zone del mondo. Chiaramente nel Mediterraneo, nelle aree più aride del Mediterraneo, come ad esempio la Spagna, è piuttosto sviluppata. Però non è ancora una tecnologia particolarmente affermata. Quindi sono elementi che devono andare di pari passo, ovviamente con una diffusione sempre maggiore, bisogna iniziare a pensare anche a come regolamentare, a come tenere sotto controllo lo sviluppo. Per esempio, volevo citare alcuni elementi che sono, diciamo, ancora di frontiera in cui di cui si parla tanto, ed è il recupero appunto di minerali dall'acqua. Nel mare c'è il cloruro di sodio, però ci sono anche tanti altri elementi più o meno pregiati. Si parla molto di recuperarli, per esempio il litio, o molti altri, di recuperarli. C'è quindi ricerca in questo settore. Dobbiamo dire che ad oggi non sembra essere ancora competitivo l'estrazione di minerali con l'estrazione tradizionale, diciamo, da miniere. Anche se per alcuni di essi le tecnologie sono ormai abbastanza avanzate, quindi probabilmente lo saranno poi in futuro. C'è poi un problema in realtà, che è quello del sale, diciamo, cloruro di sodio, il sale. Ovviamente tra i vari minerali quello più presente, ed è anche, tra virgolette, un problema, perché se noi dovessimo recuperare, estrarre tutto il sale che c'è nell'acqua trattata, si avrebbero quantità di sali enormi. Diciamo che ad oggi si potrebbe pensare in tutto il mondo di produrre qualcosa che è 10 volte la produzione e commercializzazione del sale mondiale. Quindi chiaramente il commercializzare il cloruro di sodio non avrebbe nessun senso dal punto di vista commerciale, ce ne sarebbe troppo, ammettendo anche di riuscire ad estrarlo completamente. E quindi insomma si lavora su vari fronti che potrebbero rendere la dissalazione, diciamo, più conveniente perché è accoppiata con altri fenomeni. Dottor Ganora, l'Italia invece come si colloca rispetto all'uso e anche all'affermazione di tale tecnologia?
Allora, in Italia, anche se i dati ufficiali Istat, diciamo, non sono recentissimi, la distillazione è sostanzialmente trascurabile rispetto ad altre fonti. Questo perché l'Italia è sostanzialmente un'area in cui c'è una discreta abbondanza di risorsa idrica. Chiaramente distribuita in maniera molto diversificata sul territorio, quindi non a caso gli impianti esistenti sono sostanzialmente quasi tutti in Sicilia e nelle isole minori, dove chiaramente c'è un territorio più arido, meno disponibilità di risorse idriche superficiali. Esistono poi un certo numero di impianti a supporto di attività industriali dove si fa della distillazione con specifici requisiti qualitativi apposta per alcuni processi. Ricordiamo però che gran parte della risorsa idrica, per esempio nel nord Italia, deriva da accumulo nivale, quindi dai ghiacciai che accumulano risorsa idrica durante l'inverno e la rilasciano sotto forma di scioglimento durante i periodi in cui c'è più richiesta di acqua, quindi d'estate, soprattutto utilizzi a scopi irrigui. E con aumento delle temperature e un sempre più probabile diminuzione di questo serbatoio alpino, chiaramente le risorse vanno verso una erosione o comunque una diversità nell'accumulo temporale delle risorse, quindi magari le precipitazioni sono anche sufficienti, ma non si accumulano più durante l'inverno per avere poi una disponibilità durante il periodo estivo. Lei ha introdotto il discorso ambientale, riagganciandoci a quello che aveva introdotto il professor Tiraferri, riguardo invece l'impatto ambientale che la desalinizzazione o disalazione comporterebbero sulla produzione, insomma. Sì, assolutamente. Come già anticipato, ci sono degli impatti ed è naturale perché tutte le tecnologie hanno degli impatti. Anche il tradizionalissimo accumulo di acqua dei corsi d'acqua alpini in serbatoi, quindi con uso di dighe, sbarramenti, ovviamente impatta sui corsi d'acqua. Ci sono diversi aspetti ambientali, quello già citato più importante è che si ha uno scarto, un rifiuto, la cosiddetta brine, cioè acque ad elevata salinità che derivano dal fatto che viene estratta acqua pulita dal volume di acqua in ingresso, no? Quindi se noi per ogni metro cubo togliamo metà dell'acqua, ogni metro cubo di acqua marina, per esempio, togliamo metà di acqua pulita, ovviamente ci ritroviamo un mezzo metro cubo che ha il doppio della salinità. Quindi possiamo prelevare acqua con 35 grammi al litro e riversarne con 75 o più anche, dipende dal tasso di recupero di acqua all'interno dell'impianto. Quindi il problema, è questa elevata salinità che va a compromettere poi gli ecosistemi, ovviamente. Esistono tuttavia delle dimostrazioni di impianti che lavorano bene, consentono una diluizione adeguata di questi effluenti molto salini. Quindi sappiamo che se si progettano e si gestiscono bene, questi impianti possono, diciamo, essere tollerati, possono avere impatti limitati. È chiaro che serve un'attenta progettazione e gestione. In questi effluenti ci sono anche poi alcune sostanze chimiche che vengono usate per evitare il deposito dei sali dentro l'impianto, per evitare la formazione di accumuli biologici, diciamo, di natura biologica. E quindi questi possono chiaramente impattare e sono anche questi elementi che, come dicevo prima, in un ambito più ampio di legislazione devono in qualche modo essere tenuti in conto.
Poi un altro impatto è quello, anch'esso già citato, dell'energia, non tanto come consumo energetico in sé, ma come utilizzo di energia da fonti fossili o meno. Quindi è necessario, abbiamo visto che è possibile sviluppare dissalazione da fonti rinnovabili, non è ancora la norma e quindi bisogna procedere in questa direzione. Ma in conclusione, la produzione di questo tipo di tecnologia è sostenibile o no? Allora, anche qui il discorso in realtà è più complesso. La produzione può essere sostenibile, non, forse non lo è ancora in senso più lato, però si può andare verso una produzione sostenibile o comunque più sostenibile di quello che è adesso. Il problema è che non basta la produzione, anche l'uso dell'acqua deve essere sostenibile. Se vediamo la dissalazione come, diciamo, letteralmente quasi l'ultima spiaggia, c'è cioè un sistema per adattarci alla scarsità idrica, ma andando a produrre per sopravvivere, allora sicuramente andiamo verso un sistema che non è nel complesso sostenibile. Dobbiamo vedere la dissalazione come un sistema che va ad integrare le risorse tradizionali. Anche questo è un elemento già citato, però è molto importante ricordarlo. Le acque superficiali e le acque sotterranee sono ad oggi sovrasfruttate quasi ovunque nel mondo. Dove sono abbondanti, molto spesso la qualità è bassa e quindi occorre comunque trattarle diciamo, non possiamo considerarle come risorse completamente genuine. E quindi si tratta di vedere la dissalazione in un contesto più ampio di un ciclo idrologico che è fatto di molte componenti, di cui questa può essere una componente in più. Per esempio, facilitare l'uso e il riuso, quindi dei cicli, circoli virtuosi, possiamo dire, dove l'acqua magari ad alta qualità prodotta per uso potabile civile viene poi recuperata, trattata, nuovamente e utilizzata per esempio per irrigazione o per per rimpinguare le falde, per ricaricare le falde, per ricaricare i corpi idrici superficiali, magari miscelandola, quindi facendo un blending con acque, chiamiamole naturali, e per ripristinare quindi quegli ecosistemi che sono stati impattati ampiamente dal sovrasfruttamento. Anche secondo lei, quindi, questa tecnologia in futuro avrà maggiormente sviluppo come supporto, come co per coadiuvare un piano idrologico più complesso? Oppure secondo lei avrà anche altri risvolti in futuro? Sì, diciamo, nonostante le enormi migliorie appunto apportate sempre nel campo della dissalazione convenzionale classica, un ampio utilizzo comunque limitato diciamo, da requisiti energetici abbastanza elevati, che attualmente sono soddisfatti utilizzando combustibili fossili. Quindi nei prossimi anni l'incremento della popolazione, l'industrializzazione e anche lo sviluppo urbano faranno crescere esponenzialmente la domanda di acqua potabile. E come veniva detto già in precedenza, il riciclo, il riutilizzo dell'acqua e quindi anche una buona gestione delle risorse che siano a disposizione non sono sufficienti da sole, a mitigare il problema. Quindi, se vogliamo trovare un punto di forza, appunto, il principale punto di forza è quello che la distrazione offrirebbe, soprattutto un abbondante approvvigionamento di acqua, che rappresenta quindi una componente fondamentale nel portfolio. Quindi, si riesce a diversificare la produzione andando poi anche a gestire meglio eventuali crisi energetiche future. Detto questo, appunto, nel prossimo futuro, come già anticipato, una maggiore interconnessione tra rinnovabili e tecnologie di installazione è essenziale, non solo quindi per soddisfare una crescente domanda, diversificare, ma anche per garantire una riduzione di emissioni di gas serra. Rendere il processo sempre più sostenibile e rispettoso degli ecosistemi naturali. L'altro problema, appunto, che anticipava prima il professor Tiraferi era appunto quello delle brine, quindi del riutilizzo dei prodotti di scarto della distrazione. Infatti, proprio per questo il processo di innovazione che si è avuto negli ultimi anni ha portato non solo allo sviluppo di materiali sempre più con prestazioni più alte per avere efficienze maggiori e impattare meno sull'ambiente.
ma anche a dei restyling degli impianti per garantire appunto un riutilizzo delle brine. Ci sono gli impianti che si chiamano appunto a scarico zero di liquido, che consentono, sono in grado di recuperare e riutilizzare tutta la brina prodotta che andrebbe altrimenti scaricata in mare andando a, diciamo, ad alterare l'ecosistema marino. Per quanto riguarda la crisi idrica, cosa vi augurate? Bisogna abbracciarla la complessità. La complessità è una cosa bellissima. Sono un ingegnere, forse per quello che mi piace così tanto, ma dobbiamo imparare a non spaventarci e neanche a non semplificare troppo. E dobbiamo un pochino imparare questa cosa, secondo me, che le cose sono tutte molto, molto, molto legate. E quindi pensare. Un metro cubo d'acqua equivale a una certa quantità di energia, che equivale a una certa quantità di cibo, che equivale a una certa quantità di tempo della nostra vita e così via. È molto importante comunque, vista la complessità del problema, avere una forte collaborazione anche tra ambiti disciplinari diversi. Mi riferisco anche a non vedere soltanto appunto questo problema da un punto di vista ingegneristico. Quindi diciamo il puzzle lo completi un po' andando ad aumentare la collaborazione e la connessione tra ambiti disciplinari diversi, chimico, fisico, ingegneristico. Spero che la nostra intervista abbia risposto ai dubbi più comuni di questa tecnologia e il nostro obiettivo era quello di divulgare le innovazioni tecnologiche presenti, diffondere la consapevolezza delle problematiche attuali e avvicinarci all'uso più razionale e sostenibile possibile dell'acqua. Quindi ringrazio ancora i nostri esperti, ad Alberto Tiraferri, a Matteo Morciano e a Daniele Ganora. E grazie a tutta la squadra di Polyenergy che ha realizzato questo progetto.